E anche tu che cerchi donna e per un lungo amore, scegli dapprima i luoghi dove in folla tu ne possa trovare. Roma può ben darti tante tali donne che puoi ben dire ciò che è bello al mondo è tutto qui. In estate, quando le giornate sono calde, va a passeggiare all'ombra dei portici di Pompeo. Lì potrai ammirare dei quadri antichi. Va a contemplare le Danaidi, il loro padre in piedi con una spada in mano, quando preparavano la morte dei loro poveri cugini. Non dimenticare neanche le Sabine, rapite dai soldati di Romulus. E l'Eda, con Jupiter travestito in cigno. Con un cigno? Credi che sia possibile? Bisogna domandarlo alla vedova Nero, la nostra vicina. Ha un cigno nel suo giardino. È orribile. I romani hanno rapito le Sabine e le hanno costrette a sposarli. Il mio defunto marito, il consigliere Nero, mi ha rapita quando avevo 16 anni. Era un vero maschio. Il mio è ancora in vita, ma è come se fosse morto da 10 anni. È il luogo dove potrai soddisfare i tuoi desideri. Troverai una bellezza che ti sedurrà. Un'altra che per te sarà solo un breve capriccio. E infine, una con cui vorrai stabilirti. Non hai vergogna, eh? Passa vicino a lei, il più vicino che puoi. Niente si oppone. Trova in quel momento una scusa per iniziare la conversazione, ma nei primi momenti accontentati delle banalità. Scusatemi. Non è niente. Se sulla sua scollatura scopri un granello di polvere, toglilo sfiorando appena la sua pelle. Non c'è? Fa come se ci fosse. Signorina, della polvere si è posata sulla vostra spalla. Permettetemi di toglierla. Tutto deve servire come pretesto alla galanteria. Le donne vengono qui per vedere, ma vengono soprattutto per essere viste. Impossibile dirti mille luoghi per la caccia di femmine. Più facile sarebbe in mare numerar la rena. Fin qui sul carro dei miei versi alterni, Talia ti ha insegnato donde tu scelga la donna che amerai, chi devi amare e dove hai da gettare le tue reti. Ora m'accingo a dirti in quale modo tu prenderai colei che più ti piacque. Opera d'arte questa più sottile,